Un caro buongiorno a tutti voi. Apriamo insieme le nostre Bibbie in Filippesi 4:8. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Mi sono domandata, leggendo questo versetto, se il mondo fosse tutto di cose stupende, di cose oneste, di cose giuste, di cose amabili, di cose buone. E mi immaginavo il mondo veramente com'era, con tutte queste belle cose. E mi sono anche domandata, si può riuscire ad avere un mondo così? Queste cose da chi le aspetto? Dagli altri o da me stessa? Quindi io dico, questo versetto mi invita, io l'ho pensata così, questo versetto mi invita a me ad iniziare ad essere onesta, a fare le cose giuste, a fare le cose pure, a essere amabile, ad avere una buona fama, nel senso una buona reputazione, e quindi di pensare a tutte queste cose partendo da me. Quindi se ognuno di noi, leggendo questo versetto, lo fa proprio, io penso che nel nostro piccolo possiamo migliorare questo mondo, perché questo mondo sta proprio andando al contrario. Non ci sono più le cose oneste, non ci sono più le cose giuste, le cose amabili proprio per niente, siamo egoisti, pensiamo a noi stessi. Quindi perché non facciamo questo versetto nostro? Perché non iniziamo proprio da oggi a fare tutte queste cose positive? Perché questo versetto racchiude solo cose positive. E per farlo, certo, non è semplice, perché la nostra natura è al contrario di questo versetto. Allora io chiedo al Signore questa mattina di aiutarmi ad essere come questo bellissimo versetto, iniziare la giornata nel modo positivo, e chiedo allo Spirito Santo di entrare dentro di me per poter essere una persona onesta, per poter essere una persona giusta, per fare le cose in modo pure, per essere amabile con gli altri, e solo questa forza la posso ricevere da Dio. Quindi questa forza io la chiedo, questo Spirito Santo lo chiedo sia per me che per voi, e che questo versetto possa essere per ognuno di noi. Sono certa che il Signore risponderà a questo meraviglioso versetto e ognuno di noi nel suo piccolo può cambiare il mondo. Buona giornata in positività. Thank you.